Sono super felice di essere qua, anche molto emozionata, perché è la prima volta ho fatto questa follia. Io sono giornalista, mi occupo di comunicazione, di ufficio stampa, di PR, di pubbliche relazioni. Io adoro le relazioni umane. E quindi penso che siano alla base veramente di un buon lavoro e di tutti i lavori. Prima di partire vi chiedo, sapete tutti più o meno a grandi linee che cos'è il crowdfunding, o pensate che sia una macchinetta per aggiustare i denti dei figli a basso costo? Direi che nessuno dice nulla, quindi più o meno tutti lo sapete. Vi faccio vedere una foto. Io ho scelto il Monviso perché io sono torinese, e per i torinesi il Monviso è, per chi ha la fortuna di abitare in collina o in una casa un po' alta, è l'ultima cosa che si vede prima di andare a dormire, la prima che si vede quando ci si sveglia. Il Monviso è alto 3800 metri ed è una gita già bella impegnativa. E allora, chi di voi se la sentirebbe, non si parte dal livello del mare, si riparte per scalarla da un rifugio che è a 2600 metri, chi di voi si sentirebbe il prossimo weekend di scalare il Monviso? Non dico con me perché io in questo momento non ho la forza fisica per farlo e la preparazione. Nessuno. due giovani atleti. Quindi voi siete preparati, siete allenati? No. Siete solo incoscienti? No, c'è solo l'ultimo pezzo assicurato, ma c'è da camminare un po'. Perché vi ho fatto tutto questo pippone folle? Che poi dite siamo pure al mare e lei ci parla di montagna. Perché realizzare una campagna di crowdfunding è davvero come scalare una montagna, è come correre una maratona. Se uno non ha mai corso e parte a fare la maratona la prossima settimana, se gli va bene dopo 3 chilometri si ferma, se gli va male schiatta, tira le cuoia. E il crowdfunding è la stessa cosa. Se io decido di partire con una campagna domani, magari l'ho abbozzata, ho un'idea, ho realizzato un piccolo video, adesso parlare qua di video è un po' sconcio perché con Deborah lì probabilmente non vado da nessuna parte. Quindi per realizzare una campagna buona ci vuole preparazione, ci vuole allenamento, ci vuole testa, ci vuole tanto cuore, perché il crowdfunding è uno strumento di comunicazione potentissimo che gioca molto anche sull'empatia, sulla capacità di comunicare, di raccontare quello che io voglio raccogliere, quello che voglio fare. Io ho pensato di raccontarvi una campagna a cui sto lavorando perché è più divertente che non farvi uno spiegone, un pappone su tutto quello che bisogna fare. Dopodiché, se ci sono dubbi, domande, sapete dove trovarmi. Questi tre ragazzi qua, che si chiamano Filippo, Carlo e Lorenzo, sono tre appassionati di montagna. Loro, vedete, indicano una cima che si chiama il Naso dell'Iscam ed è una cima del Monte Rosa. Questa è stata la loro prima uscita, prima gita dopo il lockdown. Quando hanno riaperto le regioni, loro hanno salutato casa e hanno detto: bene, noi andiamo a mettere la nostra tenda su Rosa e da lì facciamo qualche gita. Poi sono passati sul Monte Bianco e mentre erano lì, io immagino, poi li conosco, non è che parlino tanto, no? Già gli uomini, non tutti, ma non parlano tanto. E cosa hanno pensato? Siccome uno di loro si era appena laureato, un altro si sarebbe laureato a luglio, hanno detto: ma perché non celebrare la nostra laurea, il ritorno in montagna, con una campagna di crowdfunding? E così hanno pensato di metterla in piedi. Carlo, che è il più giovane dei tre, ha un fratello che è morto qualche anno fa.
E il papà ha creato una piccola associazione in Nepal per sostenere i bimbi nepalesi, soprattutto i figli degli Sherpa, che faticano tantissimo ad andare a scuola. Ci sono bambini che camminano 6 ore per raggiungere la scuola. E quindi la loro idea è stata: proviamo a raccogliere 5.000 euro per finanziare una serie di borse di studio di questi bimbi che quindi potrebbero rimanere tutta la settimana dentro la scuola, e non solo la borsa di studio dei bimbi, ma anche lo stipendio dei professori. Con 5.000 euro loro potrebbero sostenere 30 bambini per un anno e l'insegnamento di 15 professori. Vi do l'idea, le misure. Adesso Michela è andata via, dice, ma pensate quanto poco costa la vita lì. La prima cosa che hanno fatto, che hanno pensato e che bisogna fare quando si parte con una campagna, e costruirsi un team, pensare di avere delle persone che ti aiutano, perché da soli non si va tanto lontano, no? Come in montagna si va in cordata, così per il crowdfunding si parte con il supporto di altre persone. Perché? Perché bisogna scrivere un progetto, bisogna realizzare un video, bisogna occuparsi dei social. Se possibile, bisogna creare un evento, due eventi nel corso della campagna, ovviamente a seconda delle risorse e dei soldi che si hanno. Bisogna selezionare i premi, bisogna gestire un pochino, se si può, di nuovo att di attività di ufficio stampa, bisogna ringraziare e ancora ringraziare chi ha donato. Quindi voi capite che di lavoro da fare ce n'è tantissimo. E così loro hanno fatto, hanno dalla loro la forza dei 20-25 anni, hanno un team di amici e di persone che li sostengono. Questo è il calendario della SUCAI, della sezione universitaria del Club Alpino Italiano. Qua ci sono 200 ragazzi. All'interno di questi c'è chi gli dà una mano per il video, chi darà una mano per i social, chi darà una mano per raccattare, raccogliere un po' di soldi ancora prima di partire, per trovare i testimonial, per trovare i premi. Il primo punto da cui loro sono partiti dopo aver immaginato questo progetto, quindi la raccolta di fondi per le borse di studio, è stato appunto proprio la realizzazione del video. E cosa hanno pensato di fare? Loro hanno chiesto agli amici e anche a qualche testimone, alle persone che in montagna che vanno in montagna e che hanno visibilità, che hanno riconoscibilità, di raccontare che cos'è per loro l'andare in montagna. Questi micro video me li hanno girati l'altro giorno, c'erano un sacco di cose che venivano dette, io ne ho segnate solo alcune. La montagna è sfida, è passione, è fatica, è vita, pericolo, caga ragazzi che caga. Per tutti loro però la montagna è sempre scelta. Mentre per i bimbi figli di Sherpa la montagna non è scelta, loro nascono lì, vivono lì, e per tanti di loro essere Sherpa è il destino, è il presente ed è il futuro. E quindi loro davvero vorrebbero che in questi video venisse fuori l'importanza e la fortuna che loro hanno di vivere, di scegliere la montagna come opportunità, come emozione, come sfida, e non come prigione, no? Una parola sul video. Adesso, se Deborah li vede, ovviamente l'audio fatto in cima a una montagna mentre scendono con la bici è veramente pessimo. Però io dico sempre del video: il video è come il maiale, non si butta via niente, nel senso che una buona parte di questi piccoli spot verranno usati all'interno del loro video, e una parte invece verranno poi dopo rilanciati attraverso i social, nella comunicazione che durerai più o meno 2 mesi, mese e mezzo, 2 mesi della campagna. Quindi il progetto è stato pensato.
il video è stato più o meno impostato, insomma, hanno raccolto materiale e testimonianze, bisognava pensare ai premi, perché è una campagna che funziona e che ha ottime, anzi migliori possibilità di raggiungere l'obiettivo, è una campagna che offre dei premi interessanti. Io dico sempre, sbizzarritevi con la fantasia, veramente. Sul premio si può fare di tutto e di più, bisogna partire per tempo. E loro cosa hanno fatto? Hanno incominciato a contattare un po' di aziende del territorio, la Ferrino, la Robe di K, questa azienda con cui loro già collaborano. In realtà questa non è un'azienda, ma è un tessuto tecnico che veste gli sportivi, sembra che io faccia da spot a Dryarn, veste ad esempio gli atleti del Giro d'Italia, chiedendo loro di offrire una serie di prodotti. È ovvio che Dryarn, questa maglietta qua, io uso quella Decathlon, questa costa 120 euro, di queste magliette gliene hanno regalate 5. Loro le ha messe sul sito a 100 euro, a te ovviamente conviene comprare una maglietta a 100 euro. Ferrino ha regalato una tenda, una però ovviamente metteranno la tenda non so a quale prezzo, e poi ha regalato delle t-shirt, ha regalato una cosa a mio avviso molto utile, che sono dei ramponcini da mettere sotto le scarpe da ginnastica quando vai in montagna e c'è il ghiaccio sulla strada. Quindi hanno contattato tutta una serie di aziendine offrendo in cambio visibilità, ovviamente, visibilità sui social, visibilità attraverso la comunicazione, ci sarà un comunicato stampa e ci sarà poi anche un piccolo un evento, piccolo, non sappiamo quando la campagna verrà lanciata. Hanno contattato anche dei testimonial, appunto, dicevo, uno di questi è Calacimenti, non so se qualcuno sa chi è, il libro è una grandissima cagata, però no, è la storia della sua impresa di... perdonate, ma non è un capolavoro della letteratura italiana, diciamo così. Però è una persona che ha una grande visibilità, che ha una grande riconoscibilità, è un grande alpinista, e sicuramente avere il supporto di un testimonial importante è di grande aiuto anche nel momento in cui la campagna arriva online, nel momento in cui verrà rilanciata e riproposta sui social, insomma, sicuramente non può che aiutare. A questo punto sono pronti per il lancio. Pensa che ti ripensa, anche perché il momento, come sappiamo, non è dei migliori, e loro pensavano di realizzare un evento, perché sicuramente lo vediamo qua oggi, no? Un conto è vedersi di persona e un conto invece è vedersi attraverso uno schermo, un conto è una campagna che passa online con immagini bellissime, con video fortissimi, un conto invece è vedere, capire le persone che fanno e che portano avanti un progetto. E quindi loro hanno pensato di lanciarlo durante il Banff Mountain Festival, che è questo festival del cinema di montagna che fa il giro dell'Italia, in realtà fa il giro del mondo, che pare arrivi a Torino a fine ottobre. Loro sono studenti universitari, avevano già lavorato come volontari al Banff, quindi l'idea è: vado al Banff una serata e magari c'è anche Cala che presenta il suo magnifico libro e riescono sicuramente a raccontare e a lanciare con più efficacia la campagna. Il gioco è ancora tutto da fare, insomma, voi capite, siamo nel pieno della costruzione. Due o tre consigli che io do. Innanzitutto ci si gioca tutto i primi giorni, quindi è importantissimo, se possibile, se si riesce, avere un piccolo gruzzoletto da parte addirittura prima di partire. La zia, la nonna, la cugina, l'amica, il gruppo Facebook che ho ammorbato per mesi raccontando di questo sogno. Sì, mi doni, ma poi in quel momento lì sei malato, sei in riunione, sei in call, sei
a Timbuktu perché finalmente ti hanno restituito i soldi di quel volo annullato. E allora perché non chiedergli prima? Perché non dire prima, senti, ma tu mi sostieni? Sì, certo, allora facciamo così, io apro un conto PayPal, apro un tramite Satispay una piccola parte che dedico a questa campagna, di modo che nel momento in cui la campagna parte io dico sempre più o meno il 10%, quindi se è una campagna da 10.000 euro, più o meno 1.000 euro da mettere nelle prime 24 ore. Perché? Perché ci si gioca tutto subito, perché quando si parte contattando, facendo un gran casino di comunicazione, e quindi mail, e quindi social, e quindi magari si è riuscito a contattare un giornalista che fa un pezzo sul giornale locale raccontando che è partita la campagna. Io vado a vedere sulla piattaforma, dico sì, ma questi vogliono raccogliere 10.000 euro e hanno 55 euro raccolti in 3 giorni, sono un po' sfigati. Se invece io riesco a partire bene col botto, sicuramente ho più credibilità, più visibilità. L'altro consiglio che io do è se il progetto è molto ambizioso, se la cifra è alta, io voglio raccogliere 15.000 euro, ma non è così facile, non è così immediato, proviamo a spezzettare l'obiettivo. E quindi dire, io ne voglio raccogliere 15.000, però se ne raccolgo 5.000 farò questa cosa qua, se ne raccolgo 10.000 farò questo più quest'altro, se ne raccolgo 15 farò tutto quello che vi ho detto. Questo ci fa gioco, primo perché non perdiamo la faccia se non abbiamo raggiunto l'obiettivo finale, e secondo perché anche da un punto di vista comunicativo è un'occasione per rilanciare, per raccontare, per ringraziare nuovamente, per dire ehi ragazzi, ma noi abbiamo raccolto già 10.000, ci date una mano ancora a ritornare a raccogliere, a raggiungere i 10.000 euro. Infine davvero ringraziare sempre. Le piattaforme sono sempre più articolate, sempre più facili da utilizzare e davvero aiutano e vengono incontro a chi deve raccogliere in maniera efficacissima. Ci sono veramente delle cose a prova di scemo, a prova di mia persino, che non sono proprio una tecnica del computer, per mandare newsletter con aggiornamenti, con ringraziamenti, per mandare qualunque cosa. Quindi utilizziamo le piattaforme al meglio. Una cosa sulla piattaforma, perché spessissimo mi scrivono e mi chiedono ma quale piattaforma è meglio usare? La piattaforma è uno strumento, è un mezzo. Non è che se io metto su Kickstarter la mia campagna che ha un target italiano, la raggiungo gli americani che mi donano per costruire una lampada che sta in Piemonte. No, la piattaforma è solo e unicamente uno strumento che vi aiuta, vi supporta, ma siete voi che vi dovete fare lo sbattone. Non è che se io mi compro un paio di scarpe da ginnastica ultra fighe riesco a correre la maratona di New York. No, se sono chiatta, sono chiatta e lì resto. Direi che io ho esaurito tutto ciò che vi dovevo dire, anche perché magari si ha voglia di andare al mare. E vi ringrazio e basta. Buona giornata.